24 veicoli Renault Zoe assicureranno il servizio di car sharing elettrico a Palermo. Il progetto presentato stamane è inserito nel più ampio piano nazionale Demetra. Renault ha vinto il bando varato nell'aprile 2014 per la fornitura di auto elettriche ed Enel fornisce 16 stazioni di ricarica controllate a distanza, la cui installazione e manutenzione è affidata a Sogea. Il servizio sarà inizialmente attivo in 5 parcheggi: Piazza Massimo, Piazza Lungheria, Via Malta, Piazza Ignazio Florio e Viale Libertà. Entro la fine dell'anno verranno attivati anche parcheggi di Piazza Europa, Stazione Notarbartolo e Porto. Le auto sono dotate di un motore di 65 kWh e nella versione adottata nel car sharing garantiscono un'autonomia di 100-150 km di uso reale. Stiamo facendo un'operazione che parli della mobilità complessiva della città di Palermo e che sempre di più si sposta verso la sostenibilità. La presentazione oggi del car sharing elettrico, che è una novità a livello nazionale, è la dimostrazione di come questa città stia investendo sempre di più nello spostamento di flussi dai veicoli privati verso i veicoli pubblici. E il completamento della linea tranviaria, dell'anello, del passante ferroviario, sono tutti tasselli di questa costruzione della città che sempre di più vuole investire sulla mobilità sostenibile. Saranno disponibili 16 colonnine che fanno parte del nostro sistema di ricarica intelligente che è consolidato nel tempo. Ne abbiamo 1.800 installate a livello Italia e rappresenta un gioiello tecnologico grazie alla tecnologia che abbiamo consolidato negli anni a partire dall'esperienza del contatore elettronico, del sistema di telegestione. Questo è un altro tassello per la nostra innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Da 10 giorni io sono il nuovo presidente mondiale di UN Habitat Safer Cities e sono stato scelto da questa organizzazione delle Nazioni Unite proprio per l'impegno città di Palermo nel settore della mobilità, nel settore della mobilità sostenibile, nel settore del tram, nel settore dell'anello ferroviario, nel settore del car sharing e del bike sharing. In questo caso, grazie all'Enel e grazie alla Renault, nel settore del car sharing elettrico siamo da questo punto di vista l'unica città sud di Firenze che pratica il car sharing elettrico, che pratichiamo in una dimensione cittadina ma anche in una dimensione sovraccomunale, perché molti comuni della provincia di Trapani e nello stesso aeroporto di Trapani, oltre a Castellammare, Castelvetrano, Alcamo, San Vittore Capo, godono del servizio car sharing dall'azienda Amat, che è un'azienda come il 300% comunale, che ha il bilancio finalmente quest'anno con utili di esercizio. Credo che sia un momento importante di svolta. Se qualcuno se ne è accorto, pazienza, noi ce ne siamo accorti, il mondo se ne è accorto e qualcuno se ne accorgerà dopo gli altri.